Buongiorno a tutte e tutti, amiche e amici di Volonbright. Oggi seconda giornata al Salone del Libro di Torino e siamo qui con Danilo Aragona, che ringraziamo. E sappiamo che è di ritorno dal progetto Borghi in Carrozza. Com'è andata? Puoi raccontarci qualcosa di questo progetto, di questa esperienza? Certo, sì, sono qui con Borghi in Carrozza e io e Luca abbiamo deciso di raccontare i borghi sempre visti come luoghi poco accessibili. Abbiamo invece deciso di avventurarci tra i borghi del Piemonte per raccontare invece l'inclusività e anche la sostenibilità dei borghi. Quindi è stato un viaggio proprio alla ricerca dei luoghi accessibili e di esperienze un po' anche fuori dal comune. Quindi abbiamo fatto lo slittino giù nella zona di Bardonecchia, oppure abbiamo provato una mongolfiera accessibile. Quindi non solo il borgo, ma anche le esperienze che circondano questa terra. Ok, grazie mille. Ma veniamo al dunque, siete qui con lo stand di Becco Giallo a presentare Viaggio Italia Around the World. Da dove nasce l'idea di fare questo fumetto e qual è il bisogno che vi ha spinti a realizzarlo? La necessità mia di Luca è sempre quella di cercare di trovare un linguaggio contemporaneo, diverso, per raccontare, diciamo, l'esperienza dal nostro punto di vista. E quindi abbiamo trovato che attraverso il fumetto si potesse raccontare l'esperienza del viaggio in carrozzina, veramente con uno spirito che potesse arrivare anche a casa di tutti, dei più piccoli anche, quindi dai bambini, oppure anche con una lettura anche più veloce, no? Ma dando dei contenuti forti e concreti. Quindi Viaggio Italia nasce con queste intenzioni, disegnato da Marcello Restaldi, che si è coinvolto in questa esperienza ed è edito appunto da Becco Giallo. Il libro a fumetti in realtà è una parte del progetto, di un progetto più ampio che si chiama Viaggio Italia. Il sito è viaggioitalia.org e lì c'è un po' di tutto l'excursus da cui siamo partiti e tutte le cose che poi piano piano si sono intersecate. Quindi Viaggio Italia in realtà è un progetto di comunicazione che parte con l'idea, attraverso il viaggio, di raccontare poi tutte le dinamiche che persone con una disabilità motoria possono avere e come si può viaggiare, come si può affrontare tutti i diversi aspetti della vita. Insomma, è un modo carino il viaggio per raccontare poi uno spaccato di società che magari non viene conosciuto molto o non dal più delle persone. Dico questo perché domenica alle ore 11, per chi volesse venire, presentiamo un nuovo capitolo di Viaggio Italia che si chiama Borghi in Carrozza. È un progetto di documentario, dopo che abbiamo fatto esperienza di documentari all'estero e siamo usciti sul Kilimangiaro di Rai 3, abbiamo avuto collaborazioni con Sky. Questo nuovo capitolo è proprio improntato sui borghi storici del Piemonte. Il progetto è stato sostenuto da Regione Piemonte, Stellantis, Greenpeace, Caffè Vergnano e tanti altri partner che hanno creduto in questo progetto, e quindi ci saremo io e Danilo che andiamo in giro su un'auto storica, su una Lancia Fulvia Monte Carlo, a scoprire i borghi, perché molto spesso i borghi si pensa che non siano accessibili, e quindi noi abbiamo detto ma proviamo ad andare a vedere cosa succede, e quindi domenica alle 11 presenteremo un primo trailer del documentario che abbiamo girato. Ci è arrivata la bellissima notizia qualche giorno fa che il nostro libro sarà anche edito in Giappone, che poi è un libro a fumetti, quindi quale miglior posto se non la patria del fumetto come il Giappone, riuscire ad arrivare fino lì. Ed è stata una richiesta che è arrivata dal Giappone, quindi non è stata una nostra proposta ma ce l'hanno chiesto, quindi tutto questo è stata l'occasione per poi ritrovarsi e quindi ripresentare il libro con questa bellissima notizia. Volevo poi approfondire, come è andata la ricerca di Marcello, dell'artista? Avevate già uno stile preciso in mente da dare alla vostra storia o vi siete imbattuti nel suo e avete ritenuto che fosse quello giusto? Abbiamo fatto un po' di ricerca, dopodiché quando abbiamo poi... è stato un mix tra lo stile e l'approccio della personalità, perché poi bisogna sempre trovare il giusto mix, soprattutto quando si fanno cose creative o artistiche, per avere un equilibrio tra la creatività e le personalità che interagiscono all'interno del processo creativo. Detto questo, lo stile ci piace molto e spero che piacerà anche a chi potrà vedere il libro o acquistarlo.
Va bene, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi, alla prossima. Ciao.